tutti, benvenuti in questo nuovo video di Sire Sky. E ho messo, cioè ci abbiamo messo anche un bel po' di tempo per capire come fare, come non pagare la penale, insomma, quali erano le clausole, dove trovare il contratto, eccetera. Ho deciso di fare un video perché penso possa essere utile. Facciamo una piccola premessa: tutti noi, quando vogliamo dei nuovi servizi, non vediamo l'ora di averli, quindi firmiamo, magari a volte senza leggere proprio tutte le clausole scritte anche in piccolo e in minuscolo. Dal call center è ancora peggio perché in realtà un contratto fisico si fa fatica ad avere. Aumentati dall'idea di avere questo servizio a casa, magari perché è un servizio che hanno tutti, e poi ci rendiamo conto che il servizio non fa il caso nostro, che non è così brillante. Sto dicendo che Sky non sia brillante. Io sto generalizzando. Le azioni da fare sono principalmente due, ovvero scaricare il modulo da internet, compilarlo e mandarlo con una ricevuta di ritorno alla sede Sky. Però il problema è che bisogna tener conto del nostro contratto, ovvero innanzitutto dobbiamo capire che il decoder, le smart card, i cavi sono in noleggio, quindi noi stiamo pagando un noleggio, ma non sono nostre, come noleggiare un'auto, dobbiamo restituirli, altrimenti incorriamo in una penale per pezzo, quindi ogni pezzo secondo loro al mese vale tot e quindi riceviamo una penale per quello. E poi bisogna anche tener conto nel contratto del tempo che abbiamo detto che avremmo sottoscritto questo contratto, quindi la scadenza. Chi se ne va prima della scadenza paga una penale. Di solito la durata del contratto è di 12 mesi, quindi di un anno, e andrebbe disdetto un mese prima, quindi bisogna mandare questo modulo almeno un mese prima, tenendo conto che per elaborare la pratica ci vogliono 30 giorni. Vi consiglio di mandarlo ancora prima se volete già disdire. Non so neanche se convenga di più sinceramente pagare la penale e andarsene subito a aspettare la scadenza. Lì bisogna vedere qual è il vostro pacchetto scelto, quindi quanto pagate al mese. Ovviamente se ve ne andate prima vi fanno pagare anche eventualmente il pacchetto pieno, diciamo, se voi avevate uno sconto di 10 euro al mese vi fanno pagare l'eccedenza di tutti i mesi perché ve ne state andando prima, quindi avete usufruito di uno sconto che però era su 12 mesi e quindi loro non sono d'accordo e ti fanno pagare il restante. Per questo dico, bisogna vedere in realtà facendo i conti se vale la pena disdire subito o aspettare la scadenza dei 12 mesi. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Io mi ricordo che anche Now TV funziona così, che è il loro apparecchio utilizzato da molti appassionati di calcio e serie TV. È stato veramente un delirio capire a chi portare questi accessori, quindi cercare un centro Sky autorizzato per consegnare card, cavi e cose, capire a chi mandare la lettera, dove mandare la lettera, in che tempistiche mandare la lettera, insomma. Questa è la regola, quindi se aspettate i 12 mesi non dovete pagare nulla perché avete diritto di andarvene avvisando un mese prima, quindi 30 giorni prima della scadenza del contratto. Invece non sono ancora scaduti i 12 mesi, se ve ne andate dovete pagare la penale per esservene andate, l'eccedenza dello sconto e anche eventualmente la penale se non restituite gli accessori, tutte le forniture che vi sono state date per usufruire del servizio fondamentalmente. E poi c'è una terza opzione, che è quella del contratto fatto però non tramite store, quindi fuori dai contratti commerciali li potete disdire entro 14 giorni, sempre a costo zero. Comunque i decoder e tutto sono per tutti a noleggio, quindi vanno per tutti restituiti, e se decidete di andarvene in anticipo dovete pagare anche il prezzo dell'operatore. Quindi diciamo che non conviene secondo me andarsene in anticipo, conviene capire appunto di mandare il modulo almeno 30 giorni prima. Tenete conto che ci vogliono 30 giorni per elaborare la pratica, quindi quel mese lo dovete pagare perché il servizio di fatto a casa vostra c'è ancora. Spero di essere stata utile. Ovviamente è importantissimo quando cerchiamo nuovi contratti, nuovi servizi, leggere attentamente le clausole perché spesso ci vengono dette a voce oppure tramite internet, non sono ben chiare, e poi quando ce ne dobbiamo andare è un disastro uscirne, perché giustamente noi abbiamo diritto di sapere, di scegliere che servizio utilizzare, però d'altro canto se noi sottoscriviamo un contratto firmando che siamo d'accordo con certe regole, poi non possiamo andarcene senza rispettare. Quindi state attenti anche a leggere bene le clausole. Nulla, io spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!